Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video action che ho giocato con la mia Gorka E, ero equipaggiato con Smersh AK, con 7 caricatori da AK-74, ho giocato ovviamente col mio AK-74S preparato da Nitol Level 1, pertanto vi lascio subito alle immagini della giocata che commenterò solo per voi, grazie a tutti. Le direzioni dalla seconda, dalla prima difesa che incontro. Ed eccoci partiti con l'azione. Qui stiamo vedendo che già sparavo, abbiamo subito ingaggiato con una squadra avversaria, quindi una pattuglia che stava venendo in attacco. La giocata è stata molto, molto dinamica, avevamo praticamente un comando con un generale da difendere e allo stesso tempo da rapire quello avversario. In pratica la squadra era divisa in due, una parte in difesa appunto a difendere il proprio generale che era contraddistinto da una fascia e doveva andare in attacco e rapire il generale nemico. Qui vediamo che riesco a colpire uno degli attaccanti. Sono proprio lì dritti. Il preso che si è sentito era uno dei miei compagni, quindi della mia pattuglia da 4, me compreso, che è stato eliminato. Rimaniamo in 3. Volevo precisare che i rumori di aereo che sentirete in questo video sono reali, questo perché il campo è molto vicino a Malpensa, quindi sono gli aerei in fase di decollo e di atterraggio che appunto fanno rumore, ma non è un effetto aggiunto da me, è un effetto ambientale reale. Una cosa molto bella di questo campo è che ha una vegetazione molto fitta, ma è praticamente assente la presenza di rovi che invece danno veramente molta noia. Qua vediamo che battiamo in ritirata perché abbiamo visto che non ce la facevamo contro la squadra attaccante, quindi cambiamo strategia, ci spostiamo in direzione del campo base. Viela. Nemico. Decima. Decima. Qui avevamo avvistato un operatore che non riuscivamo a riconoscere se era con noi o contro di noi, pertanto dopo avergli intimato due volte alto là chi va là, abbiamo aperto il fuoco. È stato uno scontro molto infuocato, nonostante fosse uno solo, perché si era super camperizzato. Attacco difesa. Aveva la faccia pitturata, di noi non c'aveva nessuno la faccia pitturata. Allora no, è un avversario, quindi sarà già staccato, occhio. Eccolo lì. Macaster? È andato avanti. Cercando di fare il giro da dietro. Un altro uomo a sinistra. Dobbiamo sganciarci. Pronto a correre sulla destra. E non alzarti subito che sennò ti tiro in testa. Pronto? Sì. Uno. Vai, sgancia. Ciao, sto campo base. Siamo sotto attacco. Ci stanno seguendo. Siamo in direzione campo nemico. Ok. Caster.
Ecco, in questa posizione eravamo a circa 50 metri dal campo base nemico perché avevamo avvistato la pettorina che appunto segnalava il campo base, pertanto ci stavamo un attimo riorganizzando per provare l'attacco. Ci sei? Vai, 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 vai. Preso! Carico. Qui cambio di scena, siamo passati alla difesa perché nel frattempo, dopo essere stato colpito, ho fatto cambio con dei miei compagni. Ero dietro questo grosso tronco, stava arrivando una pattuglia di almeno 7-8 operatori, era veramente uno sciame, e inizio a tirargli addosso. Tra la mia posizione e il boschetto qua frontale in cui si stavano appunto muovendo i nemici c'è un bellissimo torrentello di un paio di metri di larghezza, profondo sui 30-40 cm, che appunto delimita un po' la zona. Questo punto viene chiamato il guado ed è veramente veramente molto caratteristico. In futuro cercherò di farvelo vedere meglio. Colpito! Benissimo ragazzi, il video si conclude qui per oggi, vi ringrazio per la visione, fatemi sapere se vi è piaciuto, cosa ne pensate, lasciate un pollice su e grazie a tutti, ciao ciao!